Ciao ragazzi e bentornati con un altro unboxing nel mio canale. Oggi vi faccio vedere finalmente Kingdom Hearts 3, la Deluxe Edition. E devo dire che sono piacevolmente sorpreso perché? Perché contrariamente di tante altre limited che ho comprato ultimamente, questo qua è molto più grande del previsto. E questo qua è il fronte, il profilo e il retro. Qui appunto vediamo che è compresa la steelbook, l'artbook e una spilla esclusiva. Adesso vi farò vedere il contenuto. Faccio una piccola premessa veloce. Qualche notizia sul mio canale, brevissima, no? Voi sapete che il mio canale è nato facendo unboxing di collector perché sono un appassionato. Questi collector qua, chiaramente, io non le ricevo omaggio perché non sono un canale così grande da ricevere omaggio, purtroppo. Io le compro con i miei soldi, come fate voi, per carità, niente di più, niente di meno. Il problema è che ultimamente, sono triste nel dirlo, al lavoro sta andando male. Ho subito in un certo senso una decurtazione dello stipendio. Cosa vuol dire, per quello che vi interessa a voi, che d'ora in poi farò sì unboxing, però ne farò molto meno spesso. Perché? Perché dovrò fare una cernita, una selezione di quelle che mi piacciono davvero, davvero tanto. Perché io non riesco più a starci dietro, purtroppo. E questa cosa mi fa veramente, veramente soffrire. Però sono vittima del sistema anch'io, diciamo. E quindi niente, mi concentrerò di più sul fare gameplay anche, l'avete visto che ultimamente lo sto facendo spesso, perché quello è più economico e quindi sì, me lo posso permettere, perché gli unboxing purtroppo costano e quindi ho dovuto fare una selezione come vi dicevo prima, basta. Finita la promessa, è tristissima come cosa, se mi seguite solo per unboxing posso capire cosa state pensando, se volete andare lo capisco benissimo, mi dispiace molto. Però questa qua è la triste verità. E niente, continuiamo con l'unboxing, con questo tono un po' più serio. No, dai, continuiamo normalmente. Allora, avete visto il fronte retro, eccetera, eccetera, eccetera. Apriamo un po' per vedere com'è. Scusate, purtroppo oggi sono da solo. Il mio cameraman, anzi la mia cameraman, non è presente, per cui non mi può aiutare, quindi devo fare queste riprese un po' decisamente amatoriali, senza cadere nel ridicolo possibilmente, perché alla fine non voglio far vedere niente di strano. Allora, il cartoncino è in tessuto, non in tessuto, che cazzo sto dicendo, in cartone diciamo morbido, no? Sembra quasi plasticoso al tatto. Questa parte qua è in rilievo, è molto molto carina e al tatto, come vi dicevo, è molto molto piacevole, ecco. Questo qua è il fondo. E niente, apriamo e vediamo. E come vi dicevo, il fatto che ci sia questo formato più grande rispetto ad altri è sicuramente una bellissima, bellissima sorpresa. Ta-da! Ce la farò ad aprire senza rompere tutto? Sì, dai, ce l'ho fatta. Ok, allora, guardiamo un po' il contenuto. Questo è come si presenta il packaging, ovvero uno scatolotto pieno di cose, pieno, come per modo di dire. Questa qua è la spilla da collezione. Ok, questo qui è Sora, molto molto carino, come definizione, è in metallo. Questo qui è il retro con il fermo della spilla di Topolino, vediamo se si vede, sì, penso di sì. Ecco, molto molto simpatico, adesso magari lo estraggo anche, ma in realtà no, perché non c'è niente da vedere, perché questo qua è il fronte e questo è il retro, niente di più, niente di meno. Poi, guardiamo, questa qua è la custodia del gioco con la Warcard. Molto molto carina, fronte e retro, fra poco lo apriamo e non vi preoccupate. Ok, molto carina, vediamo quanto occupa, 40 giga, buono, vabbè, ci sta. Sapete già che ha cambiato motore grafico, questo qua uso l'Unreal Engine, il 4, boh, non lo so onestamente. Fate finta di non sapere nulla a riguardo, scusate che mi si taglia la testa, vabbè. La steelbook invece lascia un po' a desiderare per quello che sono i miei gusti personali. Adesso ve la mostro, perché non abbiate fretta. Eccola qui, questo è il fronte. È carina come trama, ok, però potevano farla più lavorata. Perché ad esempio mettere i protagonisti principali qua sarebbe stata una figata assurda. Cosa che invece non hanno fatto. E vabbè, de gustibus. A me non dispiace, però ne ho viste di più belle. Beh, ve lo dico senza troppi segreti. Questo qua è il lato. E questo qui è il retro, che è esattamente uguale al fronte, però senza il simbolo.
l'interno, allora, è di finitura opaca, non lucida, ok, opaca, vabbè, può piacere come no. Questo è l'interno, è una trama che non capisco cosa faccia vedere, voi magari lo sapete, magari meno, io non lo so onestamente, se lo sapete scrivetemelo perché sono curioso cosa simboleggia. Basta, questa era la steelbook, poi andiamo avanti. Vabbè, vi faccio vedere l'interno del gioco, visto che ci siamo, e dopo vi faccio vedere l'ultimo pezzo che è per l'appunto l'artbook. È un mini artbook, ok, formato quello piccolino che troviamo nella maggior parte delle collector, quindi senza lode e senza infamia, diciamo, sì, come modo di dire ci sta, ecco. Nel frattempo il gioco è sigillato decisamente bene, forse anche troppo. Non credo ci sia nulla dentro, tipo codice o cose varie, adesso controllo. Oh, quanto tempo che non scartavo un gioco sigillato, che bello! Allora, c'è il codice di registrazione Square Enix, che questo me lo tengo io, è questo foglietto qua. E così, ok, sì. Comunque non so cosa serve onestamente. E dentro troviamo il disco di gioco che onestamente non mi piace neanche un po' perché è bianco con Sora alle spalle e di spalle voglio dire non mi gusta, non mi gusta, vabbè, può andare a gusti, ecco, vabbè, questo l'avete visto, ok, ci siamo. Come al solito nel frattempo vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Allora, l'artbook, contrariamente a quanto mi aspettavo, è in versione verticale, ok. Quindi il formato è sempre questo qua piccolino, ma non è orizzontale come tanti altri, perché si aprono appunto orizzontalmente. Insomma, allora, questo qui è lo stesso disegno raffigurato sul disco di gioco, e questo è lo stesso disegno raffigurato sulle spille. Allora, guardiamo un po' l'artbook, vediamo se riesco a farvelo vedere senza troppi problemi. Allora, un messaggio dal direttore del gioco. Qua io non lo leggerò. Ve lo sto inquadrando, scusate, bene. Fatevi un bel fermo immagine e leggetevelo perché io non ho voglia al momento. Il viaggio di Sora. Ah, anche okay, qui c'è la linea temporale del gioco. Ecco, questo qua sicuramente fa comodo perché questo qua è un casino unico. Tant'è che mi sono perso io nei meandri. Devo ancora giocare al prologue, credo, al 2.8, non so, boh. Poi i personaggi principali, questi qua li abbiamo visti crescere chiaramente. Sempre loro in altre posizioni, però. Ah, battle poses, appunto pose da combattimento, scusate. Questo qui. Ah, l'organizzazione 13. Ok. Questi qua è il mondo di Toy Story. Altri personaggi. Monsters & Co. Pirati dei Caraibi. Ecco, questo qua deve essere interessante come mondo. Big Hero 6. Monsters & Co. e Toy Story. Frozen e i Pirati dei Caraibi. Nemici vari. Questo qua è Garurumon, no, sto scherzando, chiaramente non è dei Digimon, però ci assomiglia vagamente. Altri nemici vari. Siamo quasi alla fine. Keyblades vari. Altri Keyblades. Armi varie, di Pippo e di Paperino, no, scudi e bastoni magici, o staffs, chiamateli come volete. Attrazioni, ecco questo qua non ho idea di cosa possa essere, e le gamiship invece quelle per volare in giro per il mondo, quello sì. E poi la pagina finale. Basta ragazzi, questo era tutto. Devo dire che è stata una Deluxe Edition, Limited Edition, chiamatela come volete, molto molto carina. Mi aspettavo peggio, ecco, onestamente. A breve vedrete un gameplay, esempio, se riuscirò a farlo. E basta, iscrizione e like. E un po' di solidarietà per le mie condizioni brutte, brutte, brutte. No, brutte, brutte no, perché ci sente che sta peggio. Però sicuramente è stato un brutto, brutto colpo per me, perché mi ha cambiato decisamente i piani.
e più che altro ingiustamente, ma qua non posso dire tante cose, chi mi conosce sa già come sta andando. Grazie e alla prossima.